Questi sono i punteggi della giornata. Sì, questo cantiere è quello di oggi. Oggi. Esatto. Quante ore di lavoro ci vogliono per fare questi punteggi? Ma se le persone che sanno il lavoro possono lavorare durante una giornata e possono finire. Se le persone che non sanno lavorare possono stare anche una settimana, che non sanno anche le... Però io ho le persone che sanno lavorare, che sono già imparati comunque, che vogliono stare qua per lavorare. Sayed è arrivato in Italia dall'Egitto 22 anni fa, a una ditta di ponteggi, dal lavoro a 6 ragazzi, tutti egiziani. Due di loro hanno l'asilo politico e sono in attesa di protezione speciale, come Islam, 21 anni, in Italia dal 2019. Sono andato al Castello di Venezia per fare le protezioni speciali, mi hanno dato l'appuntamento da ottobre. Hai paura che non ti diano la protezione speciale? Sì, ma certo, ma se non danno il permesso, cosa devo fare? Io l'ho sentito anche, adesso vogliono cancellare queste sanatorie o non lo so, queste protezioni speciali, non vogliono il governo che vogliono cancellare. Ma se vogliono cancellare ragazzi, questi ragazzi qua, cosa fanno dopo? Io ho ragazzi adesso che stanno lavorando, hanno contratto fino a quest'anno. Dopo quest'anno, le mando a casa io a loro. Senza protezione speciale lei non può continuare a farli lavorare? No, non posso. Non posso io. Perché non hanno permesso. Se non hanno permesso, cosa devo fare io? Niente. Se le vanno via, io devo chiudere anche io comunque. Se io non le trovo le persone per lavorare, non posso lavorare da solo anche io. Difficile trovare persone che sono già capaci per fare i lavori, questi lavori qua. Abbiamo tanti italiani prima che lavorano con noi, però tutti hanno scappato. Come mai? Mi dicono tutti questi lavori qua sono pesanti, i lavori sono pesanti, non vogliono fare questi mestieri. Ti piace questo lavoro, mettere i ponteggi? Sì, ma come ti ho detto sto lavorando questo lavoro da 3 anni e mezzo. Potresti tornare in Egitto? Adesso no, perché devo fare qualcosa qua, perché ho venuto qua, per fare qualcosa per andare avanti. Ha figli? Sì. Quanti? 5 figli. 5 figli? Sì. Che non lavorano con lei però? No, ancora piccoli. Io a me volevo che i miei figli che studiano, che diventano qualcosa. Se gli italiani si scappano non vogliono lavorare, non vogliono fare questi mestieri, perché le faccio fare il mio figlio questi mestieri? Se un amico del mio figlio diventa un dottore, perché il mio figlio non diventa un dottore? Se non ti danno la protezione speciale, che succede? Non lo so, abito alla strada perché devono soldi, non ho a casa, non ho niente. Allora, grazie.